Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovissimo video. Sono ora disponibili le sfide per l'ottava settimana della nona stagione di Fortnite e nel video di oggi daremo un'occhiata proprio a queste. Infatti vi mostrerò come le ho completate io e come le potete completare anche voi. E vi mostrerò anche dove trovare il premio nascosto se avrete completato tutte le sfide. Il primo consiglio come sempre sarà di giocare nella modalità rissa squadre. Questo perché lì avrete i rientri illimitati, i nemici saranno spesso distratti e inoltre avrete più tempo per provare a completare le vostre sfide. Detto questo, passiamo subito alle nostre sfide. Per la prima sfida dovrete infliggere danni ai vostri avversari utilizzando un fucile d'assalto. Vi consiglio di provare a completare questa sfida insieme alle altre due sfide, le quali sono eliminare i nemici al di fuori di luoghi indicati e applicare degli scudi. Ovviamente per poter completare tutte e tre le sfide allo stesso tempo dovrete essere molto aggressivi e attaccare il vostro nemico appena si presenta l'opportunità. Detto questo, potreste aver notato che su rissa squadre ora ogni volta che eliminate un nemico il vostro scudo si rigenera. Per completare la nostra sfida questo è un po' un problema, visto che idealmente dovremmo avere lo scudo vuoto. Tuttavia c'è un modo molto semplice per poter ripristinare lo scudo anche se lo avete già al massimo. L'idea che ho avuto qui infatti è stato quello di lanciare una granata e aspettare che questa esplodesse, in modo che potesse rimuovere del tutto il mio scudo. Con questo trucchetto potrete completare questa sfida molto facilmente anche nella modalità rissa squadre. Per la prossima sfida dovrete atterrare a una località specifica in 5 partite diverse. Due di queste località sono Neo Pinnacoli e Crocevie del Cerpame. E queste due località sono molto importanti perché dovrete andarci anche per completare la prossima sfida, la quale consiste nel visitare 3 orologi diversi. Come potete immaginare, uno si trova a Neo Pinnacoli. L'altro invece è a Crocevia del Cerpame. Proprio qui. L'ultimo orologio invece si trova a Borgallegro. E qui c'è un piccolo problema, perché in questa parte la sfida si sembra essere buggata. Infatti anche se ho visitato l'orologio a Borgallegro non me l'ha comunque contato per la sfida. E credetemi se vi dico che ho ispezionato ogni centimetro della torre. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete avuto lo stesso problema, oppure se siete riusciti in qualche modo a completare questa sfida. Per la prossima sfida dovrete eliminare 7 nemici a spiagge Snob oppure a grandi magazzini. Questa sfida non è molto difficile, però si tratta comunque di 7 nemici, quindi vi ci potrebbe volere un po' per completare questa sfida. E qui avete due opzioni. Andare nella modalità giocatore singolo, perché lì è più probabile che ci troverete qualcuno a una di queste due località, oppure provarlo a completare in rissa squadre. Qui però vi servirà un po' di fortuna, perché la zona dovrà chiudersi proprio in una di queste due località. Se deciderete di farlo nella modalità singolo, il posto dove troverete più gente è a grandi magazzini. Per l'ultima sfida invece dovremo usare un condotto vulcanico, un condotto d'aria e una zipline, e tutto questo in un'unica partita. Qui c'è un modo molto semplice per completare questa sfida. Atterrate innanzitutto alle sorgenti termali che si trovano vicino al vulcano. Lì potrete trovare infatti sia una zipline che un condotto vulcanico. Dopo averli usati entrambi, recatevi verso sponde del saccheggio, perché lì potrete trovare una piattaforma aerea. I condotti d'aria sono queste piccole pedane in cima alla base aerea che emettono aria. Se avrete completato tutte le sfide, sarà arrivato il momento di cercare il Fort Byte di questa settimana. Proprio come per i Fort Byte precedenti, anche per questo dovrete aspettare qualche giorno prima che sia disponibile. Visto che una delle sfide era buggata, non ho potuto completare tutte le sfide. Mi sono però comunque informato e ho scoperto dove si trova il Fort Byte. Infatti se andate a Prodo Avventurato dovete entrare in questo edificio qui. Il Fort Byte di questa settimana dovrebbe trovarsi proprio in questo punto. E con questo abbiamo completato tutte le sfide di questa settimana. Ovviamente farò un video anche per la prossima settimana, quindi se non volete perdervelo iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. E se questo episodio vi è piaciuto o vi è stato d'aiuto, lasciate un like e condividetelo. Questo vorrebbe dire molto per me e mi aiuterebbe enormemente. Comunque sia, questo è tutto per oggi. Saluti dal vostro Eporion.